Massimo Troisi. Paola, dove vedi? Grazie. Il voto, per esempio, ti invitano dappertutto, no? E allora vengono là ultimamente, un anno poi, che io non avevo fatto niente, né televisione, né cinema, né teatro, niente, era stato un anno così. Arrivano a casa da me e mi fanno: signor Troisi, noi l'aspettiamo il 5 agosto perché lei ha vinto la caravella di legno d'oro. Come? Sì, infatti già come premio c'è la caravella di legno d'oro. Dico, cioè, che vuol dire? Che è questo premio della caravella? Cioè, no, è un bel premio, una caravella proprio di legno d'oro. No, dico, ma... Per capire, no? Certo. Per capire, dico, ma scusate, sta caravella è di legno e d'oro? Sì. No, la caravella è di legno, però noi diciamo anche d'oro, diciamo questa cosa per far capire che è il primo posto. Ah. Cioè, lei è arrivata prima, allora c'è la caravella di legno d'oro. Infatti poi abbiamo la caravella d'argento, di legno d'argento, la caravella di legno di bronzo. Allora, guardate, a parte il fatto che sinceramente, proprio ve lo dico sinceramente, io avrei preferito vincere la caravella d'oro di legno per far capire che era arrivato ultimo. Però, vabbè, a parte questa cosa qua, no. A parte questa cosa della caravella, dico, io sono stato un anno che non ho fatto niente, né teatro, né cinema. Né... No, signor Troisi, ma lei deve venire perché infatti il premio è proprio perché fra tutti quelli che non hanno fatto niente, lei l'ha fatta meglio. Addirittura. Sì. Cioè, meglio facendo nulla. Sì, sì. No, loro hanno detto, c'è stata una giuria a motivazione proprio come non ha fatto niente, lei non l'ha fatta nessuno. E per questa motivazione ti hanno invitato. Sì, cioè ieri a ritirano premi come miglior attore da fermo, capito? E uno che non ha fatto niente è miglior attore. Senti un po', ma a proposito di quello invece che hai fatto, questi viaggi di Capitan Fracassa di Ettore Scola con la Muti e tanti altri attori, sì. E cos'è, un film politico? Qualcuno ha detto che è un film politico? No, ho una domanda, che è un film politico? No, a me non mi pare, Pippo, secondo Pippo, ti vergogni se ti chiamo Pippo, no? No. Mi chiamo Pippo? No, ma infatti fai bene, anzi tu hai fatto così, a testa alta, davanti proprio, sì, sì. No, ma so bene. No. Fai benissimo, gli fiero proprio a testa. Ah sì, sono un Pippo Baudo. E allora? Che c'è? E perché la gente andata a parlare male di Pippo Baudo? Lui è Pippo. Il film non è politico, almeno non è politico nel. Poi è politica. Non ci voglio arrivare a parlare così perché un po' ci ho paura io proprio. Mio padre c'ha paura della Lega Lombarda. Ah. Lui è napoletano, allora pensa Bossi, Umberto Bossi. Chi si è capito? Capisco. Allora c'ha paura. A parte il fatto che poi mio padre non sa che Bossi invece sta in disgrazia. Il capo della Lombarda sta in disgrazia? Ah, non si sa questa cosa? No. Lui è stato quasi espulso dal partito. Ma. Dalla Lega Lombarda? Dalla Lega Lombarda. È successa una cosa. Avevano fatto una riunione della Lega Lombarda a casa di Umberto Bossi, no? Sì. Allora a un certo punto si è fatta tardi, dice, allora Umberto beviamo una cosa, sì, i bicchieri dove stanno? Stanno là sotto, è andato a cercare il bicchiere un altro la Lega Lombarda, mentre cercava il bicchiere è caduto un pannello, una cosa, hanno trovato un 45 giri di Peppino di Capri. Tipo a casa di Umberto Bossi da Lega Lombardi un 45 giri di Peppino di Capri. Mamma mia. Lui ha detto no, ma chissà da quanti anni sta su così, io non lo conosco, invece su.
sulla copertina dietro scriveva Umberto con simpatia Peppino. Praticamente è stato sbugiardato subito. È stato sbugiardato, ma poi pure dalla moglie. Anche la moglie? Perché hanno fatto sentire disco alla moglie, dice, ma è vero che Bossi sentiva... Lei l'ha sentito e dice, ah sì, ecco, quando si chiudeva in bagno che andava sempre un lato biro 45 giri. Ah, lui si faceva la barba e tu sei una malattia, siamo fatti, capito? E poi vai contro... Allora Bossi, dillo, io amo i napoletani, amo Peppino Di Capri. Ecco, certo. Io poi questa cosa qua, di? Non lo so se posso dire, l'ho saputa. Da chi? Da chi? Ma non so se si può dire così. Che, l'ho saputa, da un infiltrato nella Lega Lombarda. Ah, c'è un infiltrato? C'è un infiltrato nella Lega Lombarda. C'è, e è un certo Gerardo, un calabrese, con i documenti falsi però, no? Sì, no, è uno che si è fatto proprio la plastica da milanese. Ah. No. Scusa, si chiama Gerardo e si è fatto la... Lui si chiama Gerardo, che vabbè, si è fatto sta plastica, ma se lo vedete è milanese proprio. Ma come... non lo so, tu lo vedi, porca miseria, questo è un milanese. Tanto è vero che arriva a dire tutto. Sai dove lavora Gerardo? Calabrese. Dove? A Canale 5, fa il comico a Canale 5. Ma non è possibile, come hai sentito, Berlusconi non vuole più i napoletani, i meridionali. Berlusconi, ma Berlusconi non lo sa. Berlusconi, quando, anzi, Berlusconi lo porta in palmo di mano. Perché? Dice, ah, guardi i comici milanesi, questo com'è bravo, che lavora per il pubblico che produce. E non sape che Gerardo è calabrese, anzi... Mi raccomando, ruinammo a Gerardo che lui lavora là, guadagna e cose, no? Non ti ho detto niente. Va bene, d'accordo, rimane così. E quindi, Pippo, scusa, mi esci spontaneo, Pippo, no, non ti offendo, dai. No. Che è normale. No, è mai una così. No. E quindi, niente, Pippo, io non lo so, allora sto fatti capire... La politica un po' non voglia, sì. Anche perché, per esempio, io so delle cose. Vedi che sai delle cose, non le vuoi dire, ma le no, sai. No, io lo so, perché per esempio il fatto della moglie di Bossi, che se la sbugiardata, perché le mogli non ce la fanno più che i politici. Pure la moglie di Craxi, la moglie di Craxi. Che c'è? Che c'è? Lei ha letto sulla Repubblica un titolone così che si è scritto Craxi duro con tutti. E ha detto, ma come? Con me c'ha sempre mal di testa, poi va in giro e duro con tutto. Dai, no, no, non si fa, dai. No, ma non sta bene, dai, no, no, non si fa, per una donna, guardi che è un'umiliazione. Certo. Lui esce in giro e duro con tutti, poi va a casa e c'è un mal di testa. Allora, la moglie dice, ma perché con me? Ma perché c'ha occhetto più di me? Capito, cazzo? Certo. E ci rimane male. Però, appunto, io questa cosa della politica non voglio entrarci, anzi, ti dirò di più. Pare che io ce l'ho con i politici. Io i politici, se sta alcuni politici, io li amo. Addirittura? C'è Andreotti. Andreotti, io l'avrei voluto come padre. Ma dai! No, guarda, che se mostra mio padre che mi sta guardando, io glielo dico, papà. Guarda, con tutta la cosa, ma se Andreotti mi riceve, io sono tuo padre, io ero contento. Io avrei voluto Andreotti come padre, perché Andreotti... Ma perché, scusa, perché? Perché Andreotti è ingenuo. Andreotti è ingenuo, dai, è buono, è uno che ha un figlio, capito? Tu puoi fare un sacco di cose. Andreotti è proprio, pensa, è uno che sta da 40 anni in Italia. Sono successi delitti, mafia, servizi segreti deviati, stragi, non si è mai accorto di niente. Mai. Oh no, Pippo. Lui non ha mai scoperto niente, ma perché dici? Mica perché è no, perché è ingenuo. Lui è buono, è fesso, no, come in senso buono napoletano, vuol dire uno troppo buono è fesso, no? Ecco. E invece mio padre dice, perché vuoi Andreotti come padre? Perché mio padre no, mio padre sta in malafede, è cattivo. A tuo padre? Lui si accorge, porca miseria, Pippo. Io una sola volta mi sono portato una guaglione a casa, era un pomeriggio, quando si casa.
Porca me, lui è tornato a casa, poi io ho lavato tutto, l'ho dato in pronte. Come è tornato a casa, mio padre fa, che è sto odore qua, prof? Che è sto capello lungo, biondo? Perché il cuscino sta spostato? Tu hai portato a casa qualcuno? Dico, sì, ho portato una ragazza, e tu non lo devi fare. E io dico, ah, pensi quanto si diverte tuo figlio Andreotti, invece. A lui non gli capita niente. E invece no, appunto, tuo figlio Andreotti a casa, ma sai che fa tuo figlio Andreotti? Ma musica alto volume, bottiglie whisky per terra, sporco. Andreotti, lui, o figlio Andreotti, vive da 2 anni con una brasiliana, 2 svedesi e una tedesca. Andreotti sono 2 anni che vive in un ostello della gioventù e non se ne è accorto. Hai capito? Così. Perché è ingenuo. È ingenuo. Insomma, la politica... È ingenuo, caro... Non voglio dire più. Caro, è ingenuo, come gli altri, sono pure gli altri, Gava per esempio. Gava è molto più ingenuo pure, ma Gava è fesso, proprio nel senso di, nel senso sempre di troppo ingenuo. Gava, quando stava ministro degli interni, dice qua c'è la mafia, come... E lui dice, ah, c'ho una proposta, una legge contro la mafia. Leviamo i fucili ai cacciatori. Allora, però gli altri del partito sono stati zitti, buoni, che dice, mo che diamo a dire, guarda che la mafia è un'altra cosa. Dice, vabbè, leviamo i fucili ai cacciatori. Quando poi è tornata una volta, Gava è tornata, dice, oh, tengo un'idea bellissima, una legge contro la droga. Leviamo le canne ai pescatori. E là. Là non dice, no. Non potevo essere. Vabbè. No, là non hanno resistito, hanno detto, guarda, Gava, non conosce la differenza fra il cannolo. Dai, dice, Gava, vai a dirti uno diabete, lascia stare. Vabbè, io, Massimo, ti ringrazio di essere finalmente venuto dopo tanto tempo. Ma io quando mi invitano, lo sai, Pippo, ci vengo sempre... Pippo, vengo volentieri, dai. Scusa, vorrei, per chiudere, ogni volta che Pippo è... Ma io mi chiamo Pippo, perché dovrei... Io perché dovresti? Mo domanda a me se tu ti chiami Pippo, che mi chiami Pippo? Qualcosa ci sarà, no? Massimo Troisi! Grazie, signore. Grazie. Massimo. Wow.